Atto numero 1995. Interroga il consigliere Bianconi, risponde l'assessore Melasecche. Prego, consigliere Bianconi, invito tutti nel rigoroso silenzio e nel rispetto quando uno parla, perché altrimenti sono costretto a interrompere la seduta. Prego. Grazie Presidente. Il trasporto pubblico locale rappresenta un pezzo importante della visione strategica che una giunta regionale deve avere nella gestione del presente e del futuro, della sua visione di presente e del futuro, e non può essere scollegato nella sua analisi da una strategia generale di visione, di sviluppo, di crescita, di servizio alla persona, che deve avere un'armonia. Dico questo perché mi auguro, e la mia è un'interrogazione, quindi a questa interrogazione vorrei avere delle risposte. Quindi voglio avere delle risposte per me e per tutti gli umbri e per le persone che sono qui oggi. Mi auguro se e come il prossimo bando, che come ha detto lei, assessore, non è stato ancora scritto, ha preso in considerazione, nelle risposte che deve dare agli umbri e allo sviluppo di questa regione, il fatto che abbiamo una popolazione che invecchia sempre di più, una popolazione che diventa sempre più povera, il fatto che i servizi alla persona offerti agli umbri sono sempre meno delocalizzati e sono sempre più centralizzati, il fatto che il piano sanitario viaggia in questa direzione e che tutti sappiamo che gli umbri sono oggi più di sempre costretti a muoversi come non si sono mai mossi prima per avere risposte dal sistema sanitario. Il fatto che questo condiziona anche i lavoratori pendolari, il fatto che questo condiziona anche gli studenti, il fatto che i territori marginali e le aree interne stanno vivendo un periodo di spopolamento percentualmente più alto di sempre. E questo, tutto ciò, impatta sulla visione di appeal, di competitività del nostro sistema regionale. Questo è il discorso generale all'interno del quale cala il bando per i trasporti pubblici, all'interno del quale bisogna fare conti, e io lo ritengo legittimo, con una valutazione strategico-finanziaria della sostenibilità, ma la costruzione del nostro bilancio regionale è fatta da tanti milioni di euro e per questo la scelta di dove metterli e di dove non metterli fa parte della visione generale. Allora, se da una parte si diminuiscono dei servizi alla persona, dall'altra bisogna creare gli strumenti per far sì che quella diminuzione dei servizi, parlo per esempio di sanità, sia compensata da un miglioramento di efficienza nei trasporti. Per esempio, è solo un esempio. Quindi l'interrogazione che io oggi pongo in quest'Aula è capire nella strutturazione di questo bando se sono stati presi in debita considerazione tutti gli impatti che una nuova offerta di trasporto pubblico locale può avere su tutti gli umbri, a partire dai lavoratori che sono qui presenti in quest'Aula, alle loro famiglie, agli anziani che non guidano, che sono sempre di più in tutto il nostro territorio regionale, agli studenti che devono fare sempre più chilometri visto che vengono chiuse le scuole perché c'è lo spopolamento nelle aree marginali, ai lavoratori che chiudendo le scuole, diminuendo l'appeal sui territori, si devono spostare per andare a lavorare continuamente,
a un turismo che è sempre più attento a un'offerta sostenibile. Ecco, se tutti questi aspetti alla fine sommati troveranno nel bando che voi state predisponendo delle risposte positive. Nella mia interrogazione, che vado a leggere, quindi chiedo quali requisiti contrattuali verranno posti in essere nel capitolo di gara, sia agli affidatari che ad ogni altro operatore che dovesse svolgere il servizio di subappalto o in ogni altra forma di collaborazione tra imprese, affinché venga assicurato il mantenimento o l'eventuale potenziamento o miglioramento dell'attuale servizio di trasporti pubblici in termini di numero di persone, chilometri percorsi, tempo, consigliere, aree servite, mi appresto a concludere, orari, qualità dei mezzi utilizzati, dove per qualità si può migliorare, ci mancherebbe che non si può migliorare, si possono migliorare i consumi, si può andare all'elettrico, si possono utilizzare dei mezzi più adeguati e anche più piccoli, ci mancherebbe altro, migliorare e migliorare, anche l'efficienza è miglioramento se non va ad impattare sulla vita delle persone. E siamo al contempo e siano al contempo salvaguardati i livelli occupazionali per tutta la durata dell'affidamento, chiarendo se e come tali condizioni verranno eventualmente previste come obbligatorie o se invece saranno semplicemente elementi facoltativi premiali per l'affidamento. Grazie. Assessore Melasecche. Una precisazione. Egregio consigliere Bianconi, non riguarda lei ma riguarda il tema. Affermare che si vuole il lotto unico quando oggi ci sono tre lotti è ignorare totalmente quello che accade e mistificare la situazione attuale facendo capire ai cittadini una cosa diversa da quella che è. Oggi sono tre consorzi che fanno capo, tutte e tre a Busitalia, ma tre consorzi che svolgono il servizio in provincia di Perugia, Foligno, Spoleto e Terni. Dire che ce n'è uno, se ne vuole uno, è mistificare totalmente la realtà. Andiamo avanti. La gara che stiamo facendo, lo ricordo, è obbligatoria per legge. Opporsi alla legge non esiste in Italia, non esiste in Umbria. Tutte le risposte, io glielo dico con molta serenità, posso fornirle tutti i comunicati stampa che io ho scritto sull'argomento, per cui le richieste che lei giustamente mi pone le ho già date ripetutamente tante volte, però è bene che si sappia. Le ricordo di più, la precedente amministrazione ci ha lasciato un carico debitorio per pagare a rate 6 milioni di penale, perché il servizio in Umbria non era coperto al 35% i costi della bigliettazione. Le stiamo pagando tutti noi, le stiamo pagando tutti gli umbri. Il precedente servizio non ottemperava in tempo utile ai pagamenti nei confronti delle imprese che dovevano pagare gli stipendi dei lavoratori. Da quando questa giunta si è insediata non accade più questo. Prenda informazioni, poi posso darle ulteriori informazioni. Nell'ambito del TPL regionale, le ricordo che noi stiamo riaprendo la ferrovia centrale Umbra, che la precedente giunta Marini Paparelli aveva chiuso, è chiaro, e la stiamo rilanciando proprio dal punto di vista turistico di cui parla lei. Posso darle informazioni più precise. Ma non è finito, e lo sanno bene i lavoratori, che il servizio verrà gestito da Trenitalia con un vantaggio notevole, importante, che i lavoratori ferroviari stavano aspettando grazie a questa giunta. Ma non è finito. Lei ritiene da imprenditore, che se nelle sue attività economiche servono 50 lavoratori, lei ne assumerebbe 100? Perché questo è stato prima dichiarato. Lei ne assumerebbe 100 facendo fallire la sua impresa e licenziare tutti i lavoratori e impedendo che il PIL dei suoi territori, dei nostri territori, della Valnerina
potessero in qualche modo crescere, ma è questa la logica. Questi sono discorsi puramente elettorali e non mi riferisco a lei. Nel dettaglio si conferma che nel settore TPL vige una disciplina speciale e rafforzata rispetto al codice appalti, codificata dall'articolo 48 del decreto legge 50/2017 e nella delibera ART 154 del 2019, che garantisce il trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante, applicando in ogni caso il contratto collettivo nazionale di settore, il contratto di secondo livello adottato dal gestore uscente. Questa disciplina inderogabile sarà ovviamente contenuta, l'abbiamo detto 100 volte, e richiamata dagli atti di gara. La mancata accettazione da parte del concorrente di tale condizione è causa di esclusione dall'offerta e successivamente di risoluzione del contratto di servizio. Questa è la clausola rafforzata. Inoltre, come previsto dalla relazione di affidamento, gli atti di gara individueranno delle ipotesi premiali per i concorrenti che, a parità di servizi, assumeranno impegni a garantire la continuità occupazionale, di più questo, e i livelli retribuiti per il personale trasferito. È appena il caso di sottolineare che il personale odierno non beneficia di quest'ultima previsione. Non esiste questa clausola oggi, noi la introduciamo a garanzia dei lavoratori. E per la propria stabilità occupazionale è legata sostanzialmente alle scelte operate dall'impresa nell'ambito del principio di rilevanza costituzionale della libertà di iniziativa economica. Pertanto, le norme sulla clausola sociale previste per la gara di fatto rendono ancor più solida la tutela occupazionale rispetto a quella prevista per l'attuale gestore. Ma come si fa a dire il contrario della verità? Appare del tutto evidente, come ampia giurisprudenza conferma, che non sia legittimo imporre con la gara vincoli sul personale per tutta la durata dell'affidamento. Giurisprudenza conferma che possiamo fornirle, che non sussistono peraltro nemmeno nell'attuale affidamento, che limiterebbero fortemente il principio della libera organizzazione imprenditoriale dell'impresa. Si precisa inoltre che la garanzia dei livelli occupazionali per il primo anno, come previsto dalla normativa sulla clausola sociale, e per l'intera durata contrattuale come elemento premiante che abbiamo introdotto noi, è riferita al personale coperto dalla clausola sociale, che è esclusivamente quello oggetto di trasferimento dell'attuale al nuovo gestore. Pretendere oggi di fare una gara che vada ad assumere ulteriore personale in futuro che non serve, ma chi è che può dirlo? Lei fa l'imprenditore, ci dica qualcosa in merito. Non è possibile, è solo follia, vuol dire solo la lotta e lo scontro preelettorali, questa è la verità. Non si comprende pertanto come l'istituto del turnover, del pensionamento o delle dimissioni volontarie possono essere invocati in tale ambito come elementi ostativi a garantire la continuità occupazionale e la parità di servizi. Al contrario di quanto ad oggi contemplato, e vado a chiudere, nei diversi rapporti negoziali di affidamento risalenti ai primi anni 2000, non governavamo noi, gli atti di gara, nonché i contratti di servizio che verranno stipulati a seguito dell'aggiudicazione, conterranno, oggi sì, ieri no, come di regola previsto in ogni procedura di evidenza pubblica, tutti gli strumenti e i meccanismi normativamente previsti, finalizzati a garantire la corretta esecuzione del servizio e gli obblighi assunti in fase di partecipazione alla gara, sia in capo all'aggiudicatario che agli eventuali subaffidatari, anche relativamente agli eventuali subaffidatari.
Cosa posso dirle di più, consigliere Bianconi? La prego, grazie. Grazie assessore, prego consigliere Bianconi. Grazie vicepresidente. Assessore, mi spiace che all'inizio del suo intervento ha dato delle risposte che nulla azzeccavano con quanto da me rappresentato nella mia interrogazione, perché non ho parlato di ambiti e di altro, ho posto dei quesiti molto puntuali, lei mi ha risposto in parte ad essi, ha parlato del trasferimento e quindi delle garanzie che verranno date per il primo anno e di quanto la legge invece non permette fare andando avanti, e quindi qui il tema della premialità che lei ha introdotto, bisognerà capire che peso voi darete alla premialità dentro a questo bando, perché la premialità può avere un peso determinante per l'aggiudicazione del bando oppure potrebbe avere un peso decisamente light e quindi non interessante per, per la stessa partecipazione. Quindi questo è un... Volevo solo finire. Per favore, assessore. No, assessore, nella faccia finire. Premialità, premialità del mantenimento. Quindi mi auguro che sia la premialità consistente. Per quanto riguarda, lei mi ha richiamato più volte a un pezzo della mia vita che è quella dell'imprenditore, di un'analisi pragmatica, no? Allora le dico che anche nel fare impresa, all'interno dei vari ambiti di un'impresa, ci sono dei servizi che possono essere in perdita se sono funzionali al raggiungimento del funzionamento generale del tutto. Quindi il tema è, per lei e per la sua giunta che governa questa regione, quanto reputa strategico ed importante per la visione che avete voi dell'Umbria e per le scelte che state facendo in tutti i contesti che hanno a che fare con la vita del singolo, il trasporto unico, il trasporto pubblico, scusatemi. Sono scelte strategiche. Quello che credo sia veramente importante è che questo sia assolutamente chiaro e che sia messo in un contesto generale dove poi la risposta che si trova alla fine crea un beneficio per tutti gli umbri, per tutti i lavoratori, perché la chiarezza, le dico, anche nei momenti di difficoltà è la cosa che vale di più. Grazie. Grazie consigliere, recuperiamo l'ordine del giorno e quindi passiamo all'oggetto numero 1, servizio per le dipendenze di Città di Castello. Interroga il consigliere Mancini, prego consigliere Mancini. Lei è il consigliere Mancini. No, ma presidente, mi scuso del ritardo, ma un impegno familiare mi ha costretto a farvi saltare il calendario, quindi assessore, buongiorno, ci siamo sentiti ieri, parliamo di un tema un pochino più semplice ma non di meno significativo per i nostri addetti al servizio di prevenzione delle dipendenze del Comune di Città di Castello. Ricordato che il servizio per le dipendenze definito SERD si occupa di prevenzione, cura e riabilitazione di persone che hanno una dipendenza patologica da sostanze illecite, eroina, cocaina, THC, metanfetamine, e lecite quali tabacco, alcol o psicofarmaci, e da comportamenti di abuso quali il gioco d'azzardo. Nel servizio opera un'equipe multidisciplinare composta da personale specializzato anche di grande qualità e a cui oggi porgo i migliori ringraziamenti per il loro lavoro. Si tratta di un medico psicologo, un infermiere, un assistente sociale e un educatore professionale. Le prestazioni garantite dal SERD sono esenti da ticket e l'accesso al servizio diretto senza transitare per il CUP. Considerato in particolare che il SERD realizza percorsi di formazione e informazione rivolte agli adulti, progetti di prevenzione rivolti alla comunità, progetti indirizzati alle scuole medie inferiori e superiori del territorio, anche in attuazione della legge che abbiamo fatto per la lotta alla droga,
prevenzione delle patologie infettive correlati con lo stato di tossicodipendenza, colloqui di accoglienza e conoscitivi al fine dell'impostazione del programma personalizzato di cura, richieste di accertamenti clinici e di laboratorio, somministrazione di farmaci, colloqui di chiarificazione e di sostegno all'orientamento e all'inserimento lavorativo, inserimento in comunità terapeutiche e riabilitative, tale attività comprende la fase di verifica in loco e l'andamento del programma terapeutico. Collaborare con l'associazione del volontariato e le cooperative del privato sociale per il sostegno sul territorio del percorso riabilitativo della persona tossicodipendente, attività di accoglienza e di analisi dei bisogni primari emergenti, alloggio, quale alloggio e alimentazione. Ricordato che il SERD dell'azienda ASL Umbria 1, con sede a Città di Castello, è collocato in piazza San Giovanni in Campo e che per le sue esigenze di servizio ha a disposizione 3 autovetture di proprietà della medesima ASL, considerato altresì che presso la struttura del SERD non sono disponibili spazi riservati per parcheggiare per le predette autovetture di servizio e che la Polizia Municipale, sollecitata ovviamente dai cittadini in contesti ovviamente di difficoltà per i residenti all'area e quindi di parcheggio, ha più volte elevato contravvenzioni per le auto in sosta, con il risultato, assessore, di questa notizia, che se lo sono pagati gli operatori. Tutto ciò premesso, quindi, assessore, si interroga la giunta regionale per sapere se l'AS Umbria 1 si è attivata presso il comune di Città di Castello, quindi l'istituzione comunale, per chiedere di riservare spazi adeguati per parcheggiare i mezzi di sua proprietà presso la sede SERD della medesima città. È ovvio che, considerato nella elencazione, assessori, gli enormi servizi che la nostra struttura fa con professionalità in quel luogo, è evidente che c'è un cospicuo afflusso di utenza. E questo impedisce molte volte alle macchine di servizio, che svolgono tra l'altro funzioni anche con trasporto di documenti e farmaci estremamente delicati, sarebbe stato logico che l'amministrazione di Città di Castello e anche l'ASD Umbria 1, come ha fatto in altri territori della città, riservasse da tempo queste aree di sosta per i mezzi dedicati al servizio del SERT di Città di Castello. Grazie. Grazie consigliere. Assessore Coletto, prego. Grazie Presidente. In merito alla richiesta del consigliere Mancini, il direttore di distretto dell'Alto Tevere, la dottoressa Daniela Felicioni, ha inviato al sindaco di Città di Castello la richiesta di autorizzazione di ulteriori posti auto in luogo prossimo alla sede appunto del servizio dipendenze, a seguito di lavori occorsi per il rifacimento del manto stradale, con la prima mail del 20 novembre 2023 e successivamente con nota protocollo del 28/11/2023. Ecco, questo è l'iter, la successione delle richieste da parte del distretto Alto Tevere, nella fattispecie del suo direttore, la dottoressa Felicioni. Grazie. Grazie assessore, prego consigliere Mancini. Allora, in pratica la struttura della nostra AD si è attivata, assessore, do questa notizia così magari ci andiamo, non solo perché è stata fatta una comunicazione a seguito di queste interrogazioni in aula che discutiamo oggi, ma risale al mese di novembre, ma analoga interrogazione, approfittando del mio doppio ruolo di consigliere comunale a Città di Castello, l'ho posta all'amministrazione, che di fatto non ha detto un sì, cioè così gliela dico, assessore, ha detto un ni. Ora mi fa piacere che alla luce di queste interrogazioni, quelle che sono state, lo deve sapere, mail inviate dal personale alla direzione del nostro territorio, finalmente si sono accorti che il problema c'era. Perché se ne sono accorti? Perché il personale si era stufato di pagare le multe per andare a lavorare. Quindi mi fa piacere che questa interrogazione
che ho fatto in quest'aula, lei assessore e la direttrice dottoressa Felicione, si è attivata. Il risultato lo devono sapere i cittadini. Quelle auto non sono auto come la guardia medica, ci sono rifiuti che vengono chiaramente autorizzati al trasporto e ci sono soprattutto molte volte anche documenti riservati. Davo per scontato che sia l'ASL, direzione di Città di Castello, che ovviamente l'amministrazione di Città di Castello, visto il grande lavoro vicino di grande professionalità, aggiungo anche umanità, visto il tema patologico che si tratta in questa struttura, avesse da tempo dato seguito a questa richiesta. Quindi ho capito che stanno lavorando fra la nostra direzione sanitaria e l'amministrazione di Città di Castello. Naturalmente quello che si aspettano gli operatori, che finito i lavori di manutenzione, che tra l'altro si stanno prorogando oltremodo, e parliamo di una piazza grande come questa aula, finissero e vengono riconosciuti il giusto merito, la giusta sicurezza anche, assessore, ai nostri operatori della nostra ASD, che ripeto ancora una volta, di grande qualità, di grande professionalità e soprattutto di grande umanità. Grazie.